Il Partito Democratico Aretino ha presentato nel corso di una conferenza stampa il prossimo congresso comunale che avrà luogo sabato 18 maggio. Il segretario uscente Matteo Bracciali ha parlato di fase importante in vista delle scadenze elettorali dei prossimi 2 anni. Chiudiamo una fase di confronto dopo le mie dimissioni di qualche mese fa. Siamo arrivati non solo a un punto di caduta importante trovando una candidatura unitaria, tra l'altro molto autorevole grazie alla disponibilità di Luciano Ralli, ma credo che siamo arrivati anche alla, diciamo così, una ricomposizione in termini sia politici che programmatici. Ricomposizione significa ritrovare uno slancio che poi ci porta nei prossimi 2 anni alle regionali, alle amministrative, naturalmente alla campagna elettorale che stiamo che in corso sulle europee, però anche una ricomposizione rispetto a iniziare a ricostruire insieme un programma di alternativa al centrodestra. Quindi noi ci ritroviamo sabato 18 maggio dalle 3 all'Hotel Minerva dove, come dire, chiuderemo questa fase congressuale che è stata anche abbastanza breve perché, insomma, dal momento in cui in un partito democratico partecipato come il nostro, comunque un po' di tempo c'è bisogno per mettere in fila le cose, arriviamo adesso a maggio a chiudere questa fase e, come dire, a ripartire con slancio per i prossimi 2 anni. Luciano Ralli, candidato unico come segretario al prossimo congresso comunale, confida in un partito aperto che sia sede di confronto sulle questioni globali e che costruisca una valida alternativa alla giunta guidata da Alessandro Ghinelli. Noi abbiamo ora l'appuntamento delle elezioni europee che va sottolineato. È molto importante che i cittadini elettori vadano a votare. Perché l'Europa giocherà una partita importante nello scacchiere geopolitico del mondo e quindi scegliere persone che ci rappresentano è importante. Mi piace pensare e immaginare di un partito aperto che sia sede di discussione sulle questioni globali, dicevo prima, delle guerre, delle questioni della soluzione pacifica necessaria per i focolai di guerra che ci sono nel mondo, ma anche delle questioni locali e quindi in prospettiva è un partito che si mette in moto per preparare per tempo un'alternativa all'amministrazione centrodestra che ha governato negli ultimi 8 anni. L'amministrazione Ghinelli non passerà alla storia perché è un'amministrazione che ha fatto perdere la città alcune opportunità, mi riferisco alla stazione sull'alta velocità, anche voglio dire il nodo di Ormo è fermo, pur avendo ministri in questo momento degli stessi partiti che sorreggono Ghinelli, e poi le opere pubbliche siamo fermi ai progetti dei primi 5 anni di Ghinelli, la situazione della sicurezza non è risolta, ecco, diciamo che da questo punto di vista. Ecco, mi pare che sia necessario costruire un'alternativa. Il Partito Democratico si metterà a disposizione per la costituzione, nascita e più larga, per una coalizione più estesa possibile, partiti, associazioni, liste civiche, e poi parleremo quando avremo un programma con dei punti in comune forti, parleremo anche della selezione dei candidati a sindaco.